In questo servizio vi mostreremo solo bellezze italiane, il lago di Como e Gagliotta Lobster 35. Ci troviamo a Oliveto Lario e da qui parte la nostra crociera alla scoperta di questa imbarcazione e di queste sponde. È insolito vedere una barca ispirata alle lobster boat della costa nord-orientale degli Stati Uniti su un lago del nord Italia, ma in fondo è un modo per vedere un paesaggio da sogno con una barca ricca di fascino. Del passato di queste barche è rimasto solo lo stile, il resto è attualissimo, resina vinilestre, laminata a sandwich con tessuti quadriassiali, su anime di termanto, materiali e metodi di costruzione ideali per il mare, figuriamoci per il lago. Bellissima la coperta rivestita di teak. Voglio invitarvi in questo pozzetto con noi di The Boat Show e portarvi a navigare. La dinette è per 8 persone e il tavolo è a scomparsa. Ora immaginiamo di trascorrere tutta la giornata a bordo. A un certo punto vi verrà un certo appetito. Ecco la cucina con piastre di cottura di vetro ceramica. Una zona dedicata al bar. Sono molti gli elementi di mogano, un'essenza tradizionale delle barche di questi luoghi, sebbene Gagliotta sia un cantiere di Napoli con circa 70 anni di esperienza. Grazie al corrimano sulla tuga posso camminare in sicurezza anche sul capo di banda e quando finisce mi abbasso e trovo la falchetta. Le barche si fanno così. A prua l'immancabile prendisole. Osservando la prua impariamo l'arte marinara, le cubie per le cime di ormeggio, per la catena del ferro e il capo di banda di legno, largo. metri e 30 di sobria eleganza, anche sotto coperta. Hanno optato per un open space con letto matrimoniale, divano e guardaroba. Dietro questa bella paratia curva c'è il bagno. Meritano inquadrature dedicate i legni pregiati, ma essendo un prodotto artigianale potrebbero accontentare anche armatori con gusti diversi. Io però la vorrei esattamente così. Il successo di Gagliotta passa anche attraverso le competizioni motonautiche, ma quello è il passato, il presente sono barche da crociera e naturalmente motorizzazioni, velocità e assetto sono adatte per il diporto e alla navigazione anche sul mare mosso, in condizioni completamente diverse da quelle che abbiamo oggi qui sul lago di Como. Infatti è motorizzata con due unità diesel da 270 cavalli ciascuna e potete decidere se di Mercury o di Volvo Penta. In questo caso abbiamo i Mercury e oltre alla possibilità di regolare il trim abbiamo anche i flap. Il trim lo metto nella posizione più bassa e i flap anche, perché adesso inizia la fase di planata. In realtà l'angolo di incidenza fra il dislocamento e l'assetto planato non è molto diverso. Se vogliamo stendere un po' di più la barca, dobbiamo accelerare un po'. Avete guardato la prua? No, non è una questione di bellezza, adesso sto parlando di questioni tecniche. Avete visto com'è profonda e come sono alti e svasati i masconi? Sarebbe perfetta sulle onde. Peccato che oggi non ci siano.
In ogni caso, queste acque, con molte scie di altre imbarcazioni, mi fanno capire che la tenuta di rotta è perfetta. Siamo a 17 nodi, il consumo è di 50 litri ora. Aumentiamo un po' l'andatura e intanto godiamoci questo paesaggio. Siamo passati sull'altro ramo del lago di Como, quello che va proprio verso la città di Como. Velocità di crociera 24 nodi e mezzo, 25 nodi, consumo 72 litri ora. Ho alzato leggermente i flap. Uno sguardo intorno e devo dire che questi finestrini aiutano moltissimo il pilota a controllare lo specchio acqueo. Una visuale veramente ottima. Dicevo, uno sguardo intorno e poi viriamo. È prontissima nella virata. Oserei quasi dire che sembra di andare in testa coda perché inverte la rotta di 180 gradi in uno spazio davvero ristretto. L'angolo di sbandata è quello tipico di una carena V profonda. Sentito il passaggio sulla nostra scia? Dolcissimo. Manca solo una cosa per terminare la prova, la massima velocità. Per ricercare l'andatura più alta, via i flap. Siamo oltre i 31 nodi. Termina qui la nostra navigazione su una parte del lago di Como, ma mi piacerebbe riprovarla sul mosso, questa Gagliotta Lobster 35. Sono sicuro che mi darebbe anche lì soddisfazioni.